Luca, noi ci siamo presentati puntuali all'appuntamento, ora ci devi svelare questi segreti di cui parlare. Sì, allora, possiamo parlare di neoprene. Quest'anno proponiamo una muta particolare, una liscia esterna e foderata interna, quindi una muta reversibile con un nuovo taglio particolare che è adatto sia per la pesca che per la prena. La muta si chiama Instinct Smooth Skin 30, è un 3 mm ed ha, come vedete, le parti foderate nei punti giusti, quindi un lungo pezzo foderato per caricare il fucile arbalete, una regolazione della coda di castora con velcro che permette di adattarsi a diverse lunghezze, rinforzo in mezzo alle gambe in materiale foderato e, cosa importantissima, nella parte posteriore del ginocchio possiamo vedere che sono state completamente tolte le cuciture in un punto molto critico, quindi un lungo pezzo di neoprene foderato super elastico. Muta preformata, morbidissima, caldissima e soprattutto anche molto idrodinamica quando si scende col materiale liscio, quindi ci permette una maggiore velocità e penetrazione. In accoppiata con questa muta la proposta è anche quella di incalzare in esterno liscio con suola in materiale antitaglio, adattissimo soprattutto negli spostamenti invernali sul gommone, e in accoppiata un guanto con il palmo in antitaglio, con l'antitaglio che sale anche sulla punta delle dita, e il dorso liscio in tre spessori differenziati, 3 mm e mezzo, 3 mm e 2 mm e mezzo, anche per far favorire l'indossamento. Un piccolo accessorio che però risulta essere molto importante è il nuovo coltello Hiro. Come potete vedere è un coltellino molto compatto, tutto in acciaio inox con trattamento PVD, parte tagliente e parte seghettata per tagliare le cime, ma, cosa utilissima, un foro speciale da collegare al codolo dell'asta tahitiana dell'arbalete nel momento che l'asta si può incastrare all'interno di una tana, all'interno di una cavità. In questa maniera si riesce a fare leva per disincagliare l'asta in maniera molto veloce. Oltre a questo piccolo prodotto abbiamo fatto anche una cosa che discosta un po' dalla subacquea, ma che mi piace parecchio presentare, che è un bellissimo orologio cronografo in due versioni, una per il diving in colore rosso che richiama il marchio Mares e una con il richiamo dell'arancione del logo Mares Spearfishing. Luca, in questa riproduzione di questa grotta c'è una grossa novità, che è un po' la punta di diamante di prodotti Mares Spearfishing di quest'anno. Sì. Raccontaci qualcosa. Quest'anno Mares ripropone finalmente una sua torcia tecnica. Abbiamo lavorato parecchio e siamo fieri di presentare questo nuovo prodotto. È una torcia rivoluzionaria, compatta, però con grande durata. Ci sono dentro 8 stilo che permettono una durata superiore alle 5 ore in continuo, con un LED di ultima generazione da 3 watt, ma capace di sprigionare ben 7000 lux. Specifico tasto dedicato ai pescatori, con sicura, acceso spento e leva per possibilità di lasciare la torcia accesa. In quelle situazioni difficili in cui siamo costretti a illuminare da una parte un buco per poi catturare le prede che fuggono nell'altra direzione. L'acciolo dedicato elastico, regolabile, con punto di rottura e, come potete vedere all'interno di questa grotta, una grandissima potenza, una grandissima qualità di luce, molto bianca e molto penetrante, che permette anche di bucare la sospensione più difficile nelle situazioni in cui ci troviamo in difficoltà, magari con un grosso serranide. Luca, noi ti ringraziamo per questi due giorni in cui ci hai fatto vedere le novità che Mares ha portato a questa fiera e ci diamo appuntamento a domani sera per fare un bilancio conclusivo di quella che è stata l'affluenza di pubblico e il riscontro del pubblico. Ok, grazie a voi e a questo punto ci vediamo domani sera per fare il punto della situazione finale.